Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rusticone alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la besciamella, burro, latte, farina di tipo 00, sale, noce moscata e pepe. 2 dischi di pasta sfoglia. Per condire, polpa di pomodoro condita con sale, pepe, origano e olio. Mozzarella tagliata a dadini e un uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere nel boccale il latte, il burro, la farina, il sale, il pepe e la noce moscata e cuocere per 10 minuti, 90 gradi, velocità 4. La besciamella è pronta, versare sulla pasta sfoglia che abbiamo precedentemente bucherellato. Aggiungere la polpa di pomodoro e livellare bene. Aggiungere la mozzarella. Coprire sovrapponendo l'altro disco di pasta sfoglia. Sigillare bene i bordi. Battere l'uovo con una forchetta e spennellare su tutta la superficie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa, comunque fino a doratura. Il rusticone è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Rusticone alla pizzaiola. Grazie e alla prossima ricetta!